Allora, la lezione di oggi e penso anche quella di domani riguarderà uno strumento, un ulteriore strumento elettronico, oltre a quello che al multimetro che già abbiamo visto, ovvero il contatore elettronico. Il contatore elettronico è uno strumento che ci fa fare misure di periodo, frequenza, intervallo di tempo, rapporto tra periodi, rapporto tra frequenze o anche semplicemente funziona da contatore di eventi. Mentre il multimetro, quando noi facciamo delle misure, macroscopicamente suddividiamo i nostri strumenti in tre tipologie. Abbiamo gli strumenti che misurano nel dominio delle ampiezze, il multimetro è uno di questi. Che vuol dire misurare nel dominio delle ampiezze? Vuol dire che il risultato della mia misura è il valore efficace, il valore medio di una grandezza da misurare. Abbiamo poi strumenti che misurano nel dominio del tempo e il contatore elettronico è uno strumento che misura nel dominio del tempo. Vedremo poi l'oscilloscopio che è uno strumento che mi consente di fare misure sia nel dominio delle ampiezze che nel dominio del tempo. Vedremo poi infine strumenti che misurano nel dominio delle frequenze, gli analizzatori di spettro. Sono strumenti che saranno in grado di fornirmi l'ampiezza del segnale ad una determinata frequenza. Ok? Quindi, nel dominio delle ampiezze abbiamo visto il multimetro, vediamo adesso il contatore elettronico. Mentre il multimetro ci consentiva di fare misure di varie grandezze tramite un unico schema di misura e un condizionamento del segnale, cioè se vi ricordate lo strumento misurava tensioni, però era in grado di misurare anche correnti e resistenze grazie a un condizionamento di queste grandezze, ossia la corrente la trasformava in tensione, la resistenza la trasformava in tensione. Qui invece tutte queste misure vengono fatte grazie all'uso di una serie di blocchi che vengono, a seconda della grandezza che decido di misurare, vengono collegati in maniera diversa. Allora, per capirci meglio, iniziamo a vedere come è fatto un contatore elettronico quando deve fare misure nel dominio del tempo con la misura del periodo. Intanto, cos'è il periodo di un segnale? Se io ho un segnale, disegniamo un segnale sinusoidale per semplicità, è l'intervallo di tempo che passa, ad esempio, tra questi due valori. Parliamo di periodo di un segnale periodico, cioè che dopo un certo intervallo di tempo riprende gli stessi valori con la stessa forma. Ma è anche, ad esempio, il periodo lo posso vedere come la distanza fra questi due massimi. Allora, cosa caratterizza questi punti per poter identificare il periodo? Il fatto che sono caratterizzati dall'avere la stessa ampiezza, tensione 0, ma soprattutto il segnale arriva in questi punti con la medesima pendenza. Ad esempio, questo passaggio per lo 0 non è analogo a questo passaggio per lo 0, perché questo è un passaggio per lo 0 con pendenza positiva. Questo è un passaggio per lo zero con pendenza negativa, quindi diciamo parliamo di periodo, identifichiamo il periodo di un segnale andando a identificare un valore e una pendenza. Allora, questo è quello che dobbiamo fare, quindi dobbiamo identificare questi due punti e poi misurare questo intervallo di tempo. Allora, vediamo come faccio a effettuare questa operazione. Allora ho la grandezza in ingresso che come prima cosa va ad un blocco che
attenuatore, amplificatore. Perché? Perché la mia grandezza potrebbe essere troppo piccola, troppo grande per i blocchi successivi. Attenzione, mentre nel multimetro, ora penso che tutti quanti voi almeno avete visto, non tutti sono stati in laboratorio, ma almeno avete potuto vedere le esercitazioni registrate, avete visto che il multimetro ha la possibilità di variare con vari step l'ampiezza, sia attenuando che amplificando. Ora, uno strumento che ha come obiettivo quello di misurare il periodo, la frequenza, non ha come obiettivo, diciamo, l'ampiezza del segnale è una variabile che non importa. Certo, se il segnale è troppo piccolo, vedremo alcune delle cose che deve fare su questo segnale non possono essere fatte. Se il segnale è troppo grande, analogamente, non può lo strumento lavorare bene. Quindi questo blocco di attenuazione e amplificazione si tradurrà in 2-3 livelli di attenuazione o di amplificazione del segnale, giusto perché macroscopicamente devo riportare il segnale ad un valore di tensione facilmente gestibile dagli stadi successivi. Ora, il blocco fondamentale dello strumento è un blocco che possiamo chiamare un generatore di, chiamiamolo generatore di trigger. Il termine trigger, se andate a cercare in un vocabolario inglese, trigger sta per grilletto. Il termine grilletto possiamo, se passi una possibile misura di intervallo di tempo, può essere quella che io devo fare quando ho una gara di corsa, di nuoto, di qualunque tipo, in cui ho uno start, ho una partenza e poi ho un arrivo. Non è un caso il fatto di usare qui il termine grilletto, è perché lo start, la partenza di una qualunque gara è fatta tradizionalmente con una pistola. Quindi io con una pistola premo un grilletto e ho la partenza di un conteggio, di un intervallo di tempo. Poi dovrei avere una pistola che interrompe il conteggio. In realtà nella pratica sportiva abbiamo delle cellule fotoelettriche, ma comunque è restato questo termine grilletto per indicare un pochino questa operazione. Cosa deve fare? Allora, io qua ho un segnale a valle dell'attenuazione e amplificazione, ho sempre un segnale di valore opportuno. All'uscita del generatore di trigger io dovrò avere una serie di impulsi corrispondenti al passaggio del segnale per il livello che io ho fissato. Quindi io dovrò qui scegliere il livello di trigger 0. Allora io voglio che mi parta un impulso ogni volta che il segnale passa per lo 0. Però abbiamo detto che non mi vanno bene tutti i passaggi per lo 0. Quindi non solo devo dire al circuito di generazione di trigger il livello, ma devo dire a questo circuito anche il cosiddetto trigger slope. Allora, per usare la stessa, scusate, terminologia, abbiamo un trigger level e un trigger slope. Pendenza del trigger, livello del trigger. Quindi io qui gli dico 0, gli dico 1 volt, gli dico 2 volt, e qui gli dirò più o meno, pendenza positiva, pendenza negativa. Come faccio a partire da un segnale qualunque? Io ho disegnato un segnale sinusoidale, potrebbe essere un segnale triangolare, rettangolare, di forma qualunque. Come faccio a generare una serie di impulsi? Allora, vediamo qui, esplodiamo questo blocco. Un generatore di trigger è fatto di un amplificatore di trigger,
Poi è fatto da un circuito che prende il nome di trigger di Schmidt. Poi abbiamo un circuito derivatore e infine abbiamo un circuito tosatore. Vediamo con una serie di grafici che cosa fanno questi diversi blocchi. Ragazzi, come sempre, interrompetemi se ce n'è bisogno. Chi ha l'audio mi interrompe di audio, chi non ha l'audio manda una chat, ci deve essere qualche suo collega che per piacere me lo dice, perché io la chat non la riesco a vedere. Allora, questo è il mio segnale d'ingresso. Cosa fa l'amplificatore di trigger? Il primo blocco, l'amplificatore di trigger, manda semplicemente il segnale, lo amplifica, lo manda, aumenta le pendenze e lo manda in saturazione. Cosa fa il trigger di Schmidt? Il trigger di Schmidt è un circuito bistabile che tutte le volte in cui questo l'ho disegnato un poco amplificato, ma per dire che tutte le volte in cui il segnale supera un certo livello, molto piccolo, maggiore di zero, l'uscita diventa positiva ad un certo livello più V. Tutte le volte che il segnale va al di sotto di questa soglia, la tensione diventa negativa ad un valore meno V. Generalmente più V e meno V sono il valore assoluto di queste due tensioni coincide. In altri termini, a valle di questo trigger di Schmidt, non c'è più nulla del segnale d'ingresso in termini di ampiezza, ho soltanto un'onda quadra che si alza e si abbassa, diciamo al passaggio per lo zero. Ok? Ho evidenziato che i passaggi per lo zero non sono mai da intendersi come tensione zero. Effettivamente c'è sempre una piccola soglia di tensioni. I circuiti fisici hanno sempre bisogno di sentire il superamento di una grandezza, non sono in grado di sentire l'uguaglianza fra la tensione fissata e un certo valore. Quindi qui abbiamo un'onda quadra. A questo punto abbiamo il circuito derivatore, che molto semplicemente mi genera un impulso positivo e un impulso negativo, un impulso positivo e un impulso negativo ad ogni fronte dell'onda quadra. Ed infine il circuito tosatore, che cancella o gli impulsi positivi o gli impulsi negativi. Vedete che abbiamo ottenuto quello che volevamo, un impulso ad ogni passaggio della tensione per il livello zero pendenza positiva. Potreste chiedervi a questo punto cosa succede se io aumento il livello di trigger. Dico: no, ma io non voglio che gli impulsi siano al passaggio per lo zero, voglio che gli impulsi siano quando la tensione raggiunge il livello di 1 volt, ad esempio. In realtà,
Il trigger di Smith sente solo i passaggi per lo zero, quindi io non è che posso spostare questa soglia. Se Mamet non va alla montagna, è la montagna che va a Mamet. Io questa soglia non la posso alzare? Allora abbasso il segnale. Se io abbasso il segnale di un volt, il passaggio per lo zero avverrà quando il segnale vale un volt. Quindi l'applicazione, la scelta di un livello di trigger diverso da zero equivale a traslare verso l'alto, verso il basso il segnale d'ingresso. In questo modo l'impulso non avverrà quando il segnale ha il valore zero, ma quando il segnale raggiunge il valore prescelto. Attenzione, se fisso un livello di trigger più alto del valore massimo del segnale, non parte nessun impulso. Se fisso un livello di trigger troppo alto o troppo basso, non parte nessun impulso. Come faccio, ad esempio, ad avere trigger level 0 e pendenza negativa? Anche qui, se voglio la pendenza negativa, il segnale d'ingresso viene ribaltato. Se il segnale d'ingresso viene ribaltato, succede che questo segnale ha la forma speculare, l'onda quadra è un'onda quadra speculare, e i fronti positivi diventano fronti negativi, e poiché io cancello sempre quelli negativi, mi resteranno solo degli impulsi a quelli che sono i fronti positivi finti, che sono equivalenti ai fronti negativi reali. Quindi, ricapitolando, questo circuito è in grado di trasformare il segnale d'ingresso in un treno di impulsi che ha la stessa frequenza del segnale d'ingresso. Questi impulsi sono posizionati in un qualunque punto del segnale, fissando il livello del trigger e la pendenza del trigger. Cosa faccio dopo che ho ottenuto questi che sono gli impulsi di trigger? Sono gli spari della pistola. Io adesso tra un impulso e il successivo devo misurare qual è l'intervallo di tempo. Come fate di solito voi a misurare un intervallo di tempo? Allora, abbiamo detto, quando la pistola spara, cosa mi serve per misurare l'intervallo di tempo? Allora, forza, qualcuno si sveglia? O state tutti in realtà ancora nel letto? Come misurate gli intervalli di tempo, ragazzi? Oh. Misure di intervallo di tempo. Con un orologio. Un orologio. Evviva. Allora, mi serve un orologio. Se non ho un orologio, io voglio dire inizio da qui, finisci qui, ma poi devo misurare quanto dura l'intervallo di tempo tra i due spari, ok? Allora, mi serve un clock, ok? L'orologio che cos'è per me? È un oggetto che genera impulsi con distanza nota, che ne so, un impulso ogni millisecondo, microsecondo, ok? Chiamiamo tau il periodo del clock. Allora, il centro del contatore è un blocco logico che prende il nome di gate, porta. Questi impulsi sono usati per dare l'apertura e la chiusura della porta. La porta si apre, entrano gli impulsi generati dal clock. Questi impulsi passano quando la porta è aperta e devono essere contati. Quindi ho un circuito che conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fin quando
l'intervallo non termina. Allora, se noi questo grafico lo risintetizziamo nella generazione degli impulsi di trigger, ho il mio segnale, ho ottenuto gli impulsi di trigger, immaginiamo 0 positivo, qui ho un clock, che genera una serie di impulsi distanti uno dall'altro, tau. Questo primo impulso apre la porta, quest'altro la chiude, questo la riapre, questo la richiude. Ovviamente se avessi fatto il disegno bene, queste finestre sarebbero uguali, e quindi all'uscita della gate sul contatore avrò questi impulsi. Quanto vale T con X? Quanto vale il periodo incognito? Conto gli impulsi, 123, 35, 48, conto gli impulsi e per ottenere un tempo devo moltiplicare il numero degli impulsi per la distanza tra ogni impulso, nx per tau. Ok? Quindi, di fatto, noi con gli orologi, con i cronometri, che facciamo? Diamo lo start, poi quando è finito diamo lo stop e abbiamo un impulso ogni microsecondo, millisecondo, secondo, a seconda dell'orologio che abbiamo. Il contatore, dopo il contatore abbiamo gli stessi blocchi che avevamo visto nel multimetro, nel senso che questo è comunque un contatore di tipo binario, un circuito elettronico con dei flip flop e così via. Quindi poi dal contatore abbiamo sempre bisogno cancelliamo qua, così ci resta poi lo schema blocchi completo. Abbiamo il contatore, la memoria, la decodifica, e il display. Vi ricordo, la decodifica serve a trasformare il codice binario in un codice decimale e andando su un display che riporta questo codice sui cristalli liquidi che noi siamo in grado di leggere. La memoria serve perché io voglio avere sullo schermo soltanto il valore finale del conteggio e non i valori intermedi. Quindi lui conta quando a un certo punto la porta si chiude, contemporaneamente vuol dire che il valore di memoria può essere portato in uscita. Il valore del contatore viene portato in memoria e da lì uscita. Questa relazione è una relazione che dobbiamo però in cui dobbiamo scrivere un circa uguale. In qualche testo trovate scritto T con X uguale col Q sotto NX tau. Il Q sta per uguale a meno della quantizzazione. Avete visto col professore Capriglione cosa vuol dire passare dal mondo analogico al mondo digitale. Noi abbiamo un periodo che è una grandezza caratterizzata, una grandezza analogica
che ha un suo valore e questo valore sarà un numero reale. Tau è il periodo del clock, che ancora anche lui sarà un numero reale. Il rapporto fra due numeri reali non è pari a un intero. NX è un numero intero. Detto in altri termini, quando io chiudo la porta, potrei chiuderla un attimo prima che arrivi un impulso, potrei chiuderla un attimo dopo che è arrivato un impulso, o chiuderla a metà tra due impulsi, cioè c'è comunque una indeterminazione legata al fatto che sto contando, quindi sto passando al mondo analogico continuo, al mondo digitale. Come faccio a trasformare questa equazione se la volessi scrivere come una reale uguaglianza? Dovrei scrivere t con x, un modo è scrivere t con x uguale nx più o meno beta per tau, con beta compreso fra 0 e 1, e questo, a questo punto, è sicuramente un'uguaglianza. È un'uguaglianza in cui un parametro variabile non noto, no? Vi ho detto, io tanto potrei avere la chiusura della porta subito prima, subito dopo l'impulso, a metà tra impulsi. Vuol dire che questo è quello che dovrei misurare. Questo è quello che misuro. Quindi questo è il valore misurato, questo è quello che dovrebbe essere il valore vero. A questo punto posso calcolare l'errore che io faccio. L'errore è misurato meno vero, ovvero nx tau meno nx più o meno beta per tau. Quanto vale questo errore assoluto? Nx tau e nx tau si semplificano, ottengo più o meno beta per tau. Vuol dire che l'errore assoluto massimo, il massimo errore che faccio, è pari a più o meno tau, ovvero quando beta vale 1. Quant'è l'errore relativo massimo? L'errore relativo è pari all'errore assoluto diviso la grandezza. Qui posso mettere sia misurato sia vero, tanto le due grandezze sono comunque prossime tra loro. Quindi abbiamo tau diviso nx tau e ottengo quell'1 su nx che sostanzialmente fa parte anche dell'esperienza pratica. Se io devo fare un conteggio, se dovete misurare le pulsazioni che avete per valutare qual è la frequenza cardiaca, voi potete calcolare quante pulsazioni avete in un minuto. Potete anche decidere di contarle in 30 secondi, contarle in 15 secondi, contarle in 10 secondi. Man mano che riducete il tempo di conteggio, poi per sapere le pulsazioni al minuto dovete moltiplicare quello che ottenete per 2, per 3, a seconda di qual è l'intervallo che, in cui contate. E voi quando fate un conteggio delle pulsazioni avrete sempre un'indecisione al momento in cui dovete smettere. Nel senso che se vi rendete conto, quando fate una misura, cioè, ma questo battito è venuto subito prima o subito dopo i 60 secondi? Allora, una cosa è sbagliare un impulso su 60, avere un'indecisione di un impulso su 60. Una cosa è avere un'indecisione di un impulso su 10 e poi moltiplicare questa indecisione, perché la mia misura è delle pulsazioni al minuto. Quindi l'errore massimo è tanto più piccolo quanto più conto.
è quanto più conto, e quanto più conto dipende da quanto è lungo il periodo. Quindi capisco che questo tipo di circuito funziona bene se il periodo della mia grandezza è sufficientemente elevato. Vuol dire che la frequenza è piccola. Ad esempio, un segnale 50 Hz ha un periodo 20 millisecondi e se io ho un clock a qualche megahertz, in un periodo in 20 millisecondi di impulsi distanti tra loro un microsecondo ne conto 20.000. Quindi diciamo ho un'incertezza di 1 su 20.000. E cosa succede se il periodo della mia grandezza è molto piccolo? Se ho un segnale diciamo che non è caratterizzato da un periodo elevato. Periodo e frequenza sono due grandezze l'una all'inversa dell'altra, quindi quando calcolate un periodo potete calcolare poi come grandezza indiretta la frequenza e viceversa. Vediamo questo stesso strumento, se è in grado di misurare frequenza, come la misura e quali sono i tipi di frequenze con cui misura in maniera più accurata e in maniera meno accurata. Non mi soffermo ancora sulla valutazione dell'incertezza di misura perché svilupperemo sulla l'incertezza di misura un ragionamento diciamo un pochino più, più ampio anche in relazione alle specifiche del costruttore che troverete in laboratorio. Ecco, sul contatore elettronico facciamo un'esercitazione di laboratorio, mi fa piacere sperare che ci sia sempre uno di voi che la possa fare, altrimenti comunque dovrete accontentarvi di vederla fatta da noi. Allora, abbiamo visto in che modo lo strumento misura periodi. Per misurare frequenze, lo strumento usa gli stessi blocchi, ma li utilizza in maniera diversa. Cos'è la frequenza di un segnale? La frequenza di un segnale è il numero, è definita come il numero di periodi nell'unità di tempo. Quindi vuol dire che per misurare la frequenza di un segnale devo misurare quanti periodi del segnale avvengono in un certo intervallo di tempo a minuto. Immaginiamo un secondo, se conto 50 periodi il segnale sarà 50 Hz. Allora abbiamo sempre la gate, abbiamo sempre il clock, abbiamo sempre un segnale in ingresso che viene prima attenuato, amplificato e poi va al circuito generatore di linea. Da qui escono una serie di impulsi isofrequenziali con la grandezza in ingresso. A volte in alcuni schemi a blocchi trovate questo come circuiti di ingresso, sono genericamente i circuiti di condizionamento d'ingresso, quelli che prendono il mio segnale e lo trasformano per la parte più corposa del mio strumento. Allora abbiamo detto che la frequenza è il numero di periodi nell'unità di tempo, quindi quello che devo contare adesso sono i periodi, un impulso ogni periodo. Vuol dire che adesso l'ingresso della gate sarà questo e sono questi gli impulsi che io devo contare. Contatore, memoria, decodifica, display. Con
contare i periodi in un intervallo di tempo noto, quindi è il clock che mi darà lo start e lo stop. Quindi vedete, i blocchi sono perfettamente gli stessi di prima, soltanto quando io premo il tasto fammi una misura di frequenza, lui indirizza ai comandi alla gate, indirizza i segnali in ingresso alla gate in maniera diversa di prima. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che io, abbiamo detto, FX è uguale numero di periodi nell'unità di tempo, in un intervallo di tempo misurato, T0. Ok? Anche questo è un circa uguale. Questo lo posso scrivere sia così, sia nx f0. Anche qui l'errore relativo massimo è pari a 1 su nx. Quindi questo strumento, in questa configurazione, misura la frequenza in maniera ottimale solo se n è elevato, cioè se il numero di periodi nell'unità di tempo è elevata, ovvero se la frequenza, qui avevamo scritto che nella configurazione misure di periodo andava bene se il periodo era elevato e la frequenza era piccola. Nelle misure di frequenza va bene se la frequenza è elevata, ovvero se il periodo è piccolo. Quindi fortunatamente le due configurazioni sono tra loro complementari, nel senso che io posso scegliere se fare la misura di frequenza o la misura di periodo a seconda del valore della grandezza che sto misurando, e a seconda dei casi scelgo se fare qualunque sia la cosa che voglio. Io, ma dice, ma io voglio il periodo. Vabbè, però se il periodo è piccolo, misurati la frequenza, fa l'inverso e ti calcoli il periodo come inverso della frequenza, ma misuri la frequenza, fai fare allo strumento, lo fai lavorare nella modalità migliore. In che modo questo strumento è in grado di fare misure di intervallo di tempo? Abbiamo parecchie applicazioni in cui è interessante fare misure di intervallo di tempo. Vi faccio due esempi che saranno poi, sono poi gli esempi che vedrete anche in laboratorio. Una misura di intervallo di tempo molto diffusa e utile è la misura che ci serve fare per calcolare lo sfasamento fra due segnali. Perché se voi avete due segnali sfasati tra di loro, lo sfasamento è definito come l'intervallo di tempo, o poi a seconda se voglio poi misurarlo in gradi o in radianti, ma misuro l'intervallo di tempo e poi posso sempre scrivere che l'intervallo di tempo sta al periodo come delta phi sta
Allora, se lo voglio in radianti scriverò 2π greco, se lo voglio in gradi scriverò 360. 2π greco. Vuol dire che se io misuro questo intervallo di tempo e poi misuro anche il periodo del segnale, potrò avere delta φ come delta t su t per 2π greco. Quindi posso fare una misura di sfasamento in maniera indiretta misurando l'intervallo di tempo fra due passaggi per lo zero dello stesso segnale, dei due segnali. Devo misurare il periodo. Ovviamente il concetto di sfasamento, tranne la definizione che può darsi in qualche caso di sfasamento istantaneo, lo sfasamento si applica a segnali isofrequenziali. Quindi vuol dire che devo misurare il periodo di uno qualunque dei due segnali. Allora, il periodo abbiamo visto come si misura. Vediamo se questo strumento fosse in grado per caso di misurare l'intervallo di tempo. Allora, intanto, secondo voi devo andare più vicino allo schema delle misure di periodo o allo schema di misure di frequenza per una misura di intervallo di tempo? Frequenza. Intervallo di tempo è più cioè il periodo che cos'è, signori? Non è un intervallo di tempo? Vabbè, mi va bene che almeno ciò, mi vanno bene anche le risposte sbagliate, ragazzi, soprattutto in questa fase. Allora, il periodo è un intervallo di tempo, è il passaggio per lo zero e stesso valore, stessa pendenza. Qua è un passaggio per due valori di tensione con la stessa pendenza di due segnali diversi. Quindi la configurazione è la stessa del periodo, ma lo start e lo stop qui lo davano due passaggi per lo zero con la stessa pendenza dello stesso segnale. Qui invece start e stop lo danno questi due valori. Allora, che vuol dire? Gate qui contatore, memoria, decodifica e display. Abbiamo nel periodo, vi ricordate chi è che era l'ingresso? L'ingresso era il clock, e anche qui ci serve l'ingresso. Adesso lo start lo prendo su un segnale e lo stop lo prendo su un altro segnale. Vuol dire che io dovrò avere un ingresso con A, con i suoi circuiti di ingresso, e un ingresso con B, con i suoi circuiti di ingresso. Perché uno può essere più piccolo, uno può essere più grande, quindi l'attenuazione può essere e deve essere diversa. Qua avrò un trigger level B e un trigger slot B, un trigger level A e un trigger slot A. La cosa fondamentale è che devo scegliere, per fare la misura in maniera corretta, trigger level A uguale trigger level B, uguale per la misura di sfasamento 0, perché lo sfasamento si definisce come l'intervallo di tempo che passa tra due passaggi per lo zero. Perché se i due valori, se i due segnali non hanno la stessa ampiezza, non posso calcolare la distanza temporale fra due valori diversi dallo zero, altrimenti ho una misura diversa. Quindi trigger level A uguale trigger level B uguale 0, trigger slope A uguale trigger slope B, e questo può essere o positivo o negativo, l'importante è che siano gli stessi, nel senso che posso misurare sia questo intervallo di tempo sia anche questo intervallo di tempo. Se due segnali sono
isofrequenziali, l'intervallo di tempo che passa tra due passaggi, a pendenza positiva e a pendenza negativa, sono perfettamente gli stessi. C'è un altro caso in cui mi è utile fare misure di intervallo di tempo. Ad esempio, il caso della misura del tempo di salita di un segnale. Se voi avete un transitorio, un tempo di salita, il tempo di salita, vi ricordo, è il tempo che il segnale impiega per arrivare da, ad esempio, dal 10% al 90% del valore di regime. Questo tempo di salita è un intervallo di tempo. Che vuol dire? Vuol dire che lo schema è lo stesso, ma se devo fare una misura di intervallo di salita, voglio che lo start sia questo e lo stop sia questo. Allora, è possibile prendere il segnale A e mandarlo anche in B. Lo stesso segnale lo mando ai due canali d'ingresso del mio contatore. A questo punto, trigger level A, ossia lo start, lo fisso al 10% del valore di regime. Il trigger level B lo fisso allo stesso, al 90% del valore di regime, mentre i due trigger loop li devo mettere ovviamente coincidenti, perché sono pendenza positiva per entrambi. Se voglio fare un tempo di salita, se voglio fare il tempo di discesa, che mediamente, se ho dei transitori, delle onde quadre, è identico, dovrò mettere le pendenze negative. Quindi, nel contatore che abbiamo noi in laboratorio, che è un po' più raffinato, c'è un tastino COM A che di fatto vi consente, avendo collegato il segnale all'ingresso A, di portare l'ingresso contemporaneamente anche al canale B. Ma comunque, mandare un segnale a due ingressi di uno strumento non è una cosa. Questo per far vedere come con questo stesso schema, ossia start e stop e la parte di conteggio, voi potete fare sia misure di periodo che misure di intervallo di tempo. Giocando con i trigger level e il trigger loop, potete fare misure di periodo o piuttosto che di qualunque tipo di intervallo di tempo vi interessi, perché possono esserci applicazioni. Io vi ho evidenziato due applicazioni canoniche: una misura di tempo di salita e una misura di sfasamento, che sono misure che ad esempio proveremo anche a fare con l'oscilloscopio. Il contatore ha una caratteristica rispetto all'oscilloscopio. Allora, intanto, in quanto misuratore di tempo e frequenza, è lo strumento più preciso con cui vi capita, di cui vi parliamo e con cui vi potrà capitare di avere a che fare. Perché siccome la definizione di periodo, la definizione di tempo, il secondo definito a livello internazionale, è la definizione che è nota con maggiore precisione possibile, ovviamente tutti gli strumenti riferibili al campione internazionale sono tutti più precisi, perché abbiamo detto, io devo fare una catena ininterrotta di confronti, ma se questa catena ininterrotta di confronti parte da una precisione 10-11, ovviamente anche quando arriva nel mio laboratorio, dopo aver fatto tanti passaggi, otteniamo precisioni elevate. Se voi ci pensate, un qualunque orologio, anche di qualità non particolarmente elevata, vi fa misure di tempo e ve le fa con una accuratezza molto molto spinta. Vi dicevo, ho iniziato un ragionamento e non l'ho portato alla fine, vi consente di fare queste misure in maniera molto accurata. L'unica cosa è che il contatore è uno strumento digitale con un display,
per cui vi spara un risultato sul display. Se non avete posizionato bene i valori di trigger, i valori di slope, i valori dell'ampiezza, l'attenuazione, l'amplificazione, lui qualche numero te lo dà sempre. Qualche volta poi corre il rischio di ottenere dei numeri che non sono quelli giusti. Ecco perché è sempre opportuno avere un'idea più o meno di quali sono i valori che ti aspetti di avere, oppure parallelamente avere un oscilloscopio. L'oscilloscopio fa completamente l'opposto. Nel senso, l'oscilloscopio mi farà misure qualitative, non mi consente di fare misure con precisione molto spinta, ma io vedo. Per cui, poiché vedo quello su cui sto misurando, so perfettamente cosa mi aspetto come risultato di misura. Qui io non vedo, ottengo soltanto un numero. Come avete visto anche con il multimetro, può capitare, anche il multimetro ha lo stesso rischio del contatore. Vi dà un numero, ma se voi non avete una contezza del sistema su cui state facendo la misura, potreste ottenere un risultato che non è quello corretto. Allora, rapidamente queste altre modalità, così finiamo per oggi e lasciamo i ragionamenti sull'incertezza di misura alla prossima lezione. Misura di intervallo di tempo, di rapporto fra periodi, scusate. Ma noi abbiamo visto che T con X è pari a NX per tau. Di fatto NX non è nient'altro che il rapporto fra T con X e tau. Vuol dire che se volete misurare il rapporto fra due periodi, anziché mandare un segnale all'ingresso e mandare il clock qui, voi al posto del clock mettete il secondo segnale, T con 2. Ovviamente che vi serve? Vi serve che mettete al posto del clock il segnale con periodo più breve, quello che vi dà impulsi più serrati. Ok? Mettete in posizione 1 il periodo più elevato, in posizione 2 il periodo più piccolo, altrimenti se qua mettete più piccolo e qua più elevato ottenete un numero inferiore all'unità e quindi non contate niente. Rapporto di frequenze. Il discorso è perfettamente analogo. Abbiamo scritto che Fx è uguale a Nx F0. Quindi anche qua, al posto del clock, mettete il segnale a frequenza più elevata e in questo modo ottenete, a frequenza più bassa, in questo modo ottenete Fx su F0 uguale. I contatori sono anche utilizzati come contatori di eventi. Se voi siete in un centro commerciale, in un negozio oppure in una linea di produzione, volete contare quanti pezzi sono prodotti, quante persone entrano nel centro commerciale, che fate? Mettete una cellula, ogni persona che passa, ogni pezzo che viene prodotto, la cellula si interrompe e manda un impulso. Quindi levate tutto questo qua che è a monte, mandate al contatore gli impulsi e lui conta. Quindi azzerate il momento in cui iniziate la produzione e lui conta. A fine giornata potete sapere quanti oggetti sono stati prodotti, quante persone sono entrate in un centro commerciale e così via. Ok, quindi diciamo con questa stessa struttura, senza la parte ovviamente di condizionamento del segnale ingresso, arrivano degli impulsi e gli impulsi possono essere contati. Quindi, come vedete, un oggetto molto flessibile che consente di fare misure molto accurate. Domani mattina proseguiamo, perché per adesso non ci siamo soffermati su quali sono le incertezze che nascono da una misura di periodo. Ok, di periodo, di frequenza, di intervallo di tempo e così. Allora, interrompiamo la registrazione. Se avete domande.